x più 1 fratto 2 radice quadrata di x, maggiore o uguale ad 1. Dimostrare che questa disequazione è vera per le x maggiori di 0, tramite il calcolo differenziale e poi algebricamente. Ciao, io sono Mirko e questo è Come lo dimostro. Ricordati di seguire il coniglio binario. Chissà dove porterà. Primo metodo, calcolo differenziale. Considero la nostra espressione come f di x. Per comprendere parte del suo andamento, ne studio la derivata prima. Derivata di una frazione, derivata del numeratore per il denominatore, meno numeratore per la derivata del denominatore. Fratto denominatore al quadrato. Un po' di calcoli. X meno 1 fratto 4x radice quadrata di x. Vediamo dove la derivata prima è uguale a 0. Può esserlo solo quando il numeratore è uguale a 0. X meno 1 uguale a 0. X uguale ad 1. Il punto dove x è uguale ad 1 è candidato ad essere un punto di massimo o di minimo. Studiamo il segno della derivata prima e scopriamolo. F' di x maggiore o uguale a 0. X meno 1 fratto 4x radice di x maggiore o uguale a 0. Numeratore, x meno 1 maggiore o uguale a 0. X maggiore o uguale ad 1. Per le x maggiore di 1, il numeratore è positivo. x radice di x maggiore di 0. Il denominatore è definito per x maggiore di 0. E per questi valori è positivo. Quindi la frazione risulta essere, definita per x maggiore di 0, negativa tra 0 ed 1, positiva per x maggiore di 1, decrescente per x compreso tra 0 ed 1, crescente per x maggiore di 1. X uguale ad 1 è un punto di minimo. La funzione quando x uguale ad 1 vale 1. Il punto di coordinate 1, 1 è il punto di minimo della funzione, per valore di x maggiore di 0. Quindi la f di x non sarà mai più piccola di 1. E questo verifica la disequazione. Secondo metodo, algebrico. Porto l'1 a sinistra e faccio qualche calcolo. Ottengo x più 1 meno 2 radice di x fratto 2 radice di x maggiore o uguale a 0. Il numeratore maggiore o uguale a 0. X più 1 maggiore o uguale a 2 radice di x. Elevo al quadrato ambi i membri. X meno 1 tutto alla seconda, maggiore o uguale a 0.
è un quadrato perfetto, quindi è sempre positivo. 0 per x uguale ad 1. Denominatore. 2 radice di x, maggiore di 0. Non è definito per x negativi. E per x positivi è positivo. Per x maggiore di 0, la frazione è positiva. E questo verifica l'espressione iniziale. Per completezza mostro anche il grafico della funzione. Come si può vedere, non scende mai al di sotto della linea y uguale ad 1. Se il video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e di seguirmi sui social. Ciao!